un'ancora per la tua mente errante. Questa pratica di consapevolezza è la tua ancora di respirazione, dove si radica la tua consapevolezza nel momento presente. Come un'ancora che tiene una nave ferma e stabile in un porto. Questo ti aiuterà a sciogliere l'ansia, diminuire lo stress e permettere al corpo di essere in uno stato rilassato e pacifico. Quindi, per iniziare, assumi una posizione il più confortevole possibile. Spesso è meglio stare seduti, ma puoi farlo in qualsiasi posizione, in piedi, coricato o anche camminando. Ti guiderò immaginando che tu sia seduto, ma adatta le istruzioni a qualunque postura tu abbia scelto. Seduto con la schiena dritta. Rilassati con la colonna vertebrale, seguendo le sue curve naturali. Trova una posizione in cui ti senti dignitoso, esteso, eppure rilassato. E lascia che il tuo corpo si stabilizzi a riposare nella gravità, lasciando che sia supportato dal pavimento sotto di te. E chiudi dolcemente gli occhi, se è comodo. Questo aiuterà la tua consapevolezza a stabilizzarsi, riducendo le distrazioni esterne. Consenti gradualmente alla tua consapevolezza di raccogliere intorno a te le sensazioni del respiro nel tuo corpo. Dove senti più forte il respiro? Sii curioso o curiosa della tua esperienza reale, lasciando andare quello che pensi dovrebbe accadere e stai con la tua esperienza, senza giudizio. Ora, molto delicatamente, riposa con la tua consapevolezza dentro tutto il busto. Riesci a sentire la pancia gonfiarsi sull'interno? Respira. E placando l'espirazione, riesci a sentire qualsiasi movimento e sensazione? Respira ai lati della cassa toracica. Riesci a sentire i lati che si gonfiano? E la parte posteriore del corpo anche? Abita gradualmente il tuo corpo, un po' più a fondo, ancora un po', con un senso di gentile curiosità verso qualunque cosa tu sia, sperimentando mentre respiri. Ricordati di accettare qualunque cosa ti stia succedendo. Inizia a coltivare una precisa consapevolezza delle sensazioni e del movimento del respiro nel corpo mentre accadono, momento per momento, facendo attenzione a non sforzare, lasciando che la natura faccia il proprio corso. Consenti alla tua consapevolezza di essere assolutamente ricettiva, poiché questo ascolto si basa sul movimento naturale del respiro nel corpo. Lascia che il respiro sia saturato con gentilezza mentre oscilla e culla il corpo, calmando ogni stress, dolore o disagio che potresti provare. Adesso diventa consapevole di qualsiasi pensiero ed emozione. Ricorda che la consapevolezza non è avere una mente vuota,
è normale pensare. Consapevolezza è la formazione per cui coltivi consapevolezza di ciò che sta realmente accadendo, fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Così puoi cambiare gradualmente la tua prospettiva e sentire di avere più scelta nel modo in cui ti relazioni con la vita. Riesci a guardare i tuoi pensieri e le tue emozioni piuttosto che farti governare da loro? Puoi essere consapevole di ciò che stai pensando e sentendo senza nessuna esperienza di blocco o di esserne sopraffatto? Ricorda, i pensieri non sono fatti concreti e già avvenuti, anche se spesso pensiamo che lo siano. Mentre sviluppi una prospettiva sui tuoi pensieri ed emozioni, compresi quelli minatori, di giudizio nei tuoi confronti, di paura, riesci a lasciarti andare? Riesci a non essere così preso da loro? Osserva come cambiano continuamente, un momento dopo l'altro, esattamente nello stesso modo in cui il tuo respiro cambia continuamente. Pensieri ed emozioni non sono così fissi e solidi come forse credevi. Utilizza la consapevolezza del movimento e le sensazioni del respiro nel tuo corpo come un'ancora per la mente. E ancora, segui il respiro fino in fondo, fino a che non sia uscito completamente. Ogni volta che la tua consapevolezza vaga, come è normale che sia, nota semplicemente questo e torna al momento dell'ancora per respirare. Ancorati al respiro, momento per momento. Cerca di essere molto gentile e paziente con te stesso, con te stessa, anche se devi ricominciare 100 volte. Va bene. E ricordati, i pensieri non sono fatti concreti, anche se spesso pensiamo che lo siano. E ricorda, ogni momento in cui noti che hai vagato è un magico momento di consapevolezza, un momento in cui ti sei svegliato da una distrazione, un momento di scelta, è un magico momento di consapevolezza. Quindi, quando ti rendi conto di esserti allontanato e torni a te, stai riuscendo nella pratica proprio come è successo quando riesci a stare con il respiro. Cosa sta succedendo adesso? A cosa stai pensando? Basta notare questo per guidare la tua consapevolezza. Torna alla sensazione del respiro nel corpo. Il respiro è l'ancora per il presente. Sii consapevole dei suoni intorno a te, dentro e fuori dalla stanza. Senti tutto il tuo corpo che respira. Ancorati adesso. A breve termineremo questa esplorazione. Assicurati di darti il tempo necessario per effettuare una transizione graduale
dall'ancora del respiro a qualunque cosa farai dopo.